Bene, salve gente, oggi faccio questo video, sì, giusto per suonare qualcosa, giusto per parlare di un paio di argomenti che mi stanno particolarmente a cuore, di cui il primo è che c'è sempre più diffusione, purtroppo, soprattutto nell'ambiente della musica elettronica, c'è sempre più diffusione dell'idea che il materiale faccia la differenza. Ora è vero, perché più si ha la qualità anche sull'attrezzatura che si usa, e sicuramente più si può pretendere, sicuramente, perché l'italiano non è il massimo, si può pretendere che il risultato sia di alta qualità. Attenzione, stiamo parlando di qualità. Bisognerebbe vedere anche la qualità del materiale. Ok? Quella di prima era la qualità di uscita, bisogna vedere la qualità del materiale, cioè se una canzone fa schifo, voi potete registrarla anche con Pro Tools in uno studio da 100 milioni di dollari e avere i pianoforti migliori del mondo, ma se fa schifo, fa schifo. Cioè dovete mettervi in testa, ragazzi, che ok, bello, sì, è importante avere del buon materiale, anche per me è importante, soprattutto quello che ho sotto le dita. Ma se manca la fantasia, se manca lo studio, la preparazione e hard work, il duro lavoro per imparare, perché nell'arte non si finisce mai di imparare, quindi rendetevi conto che se pensate di essere arrivati da qualche parte, siete ancora all'inizio. Se pensate di aver raggiunto il top, ok, siete prossimi alla caduta verticale, c'è sempre da imparare abbassando la cresta e andando avanti, perché la musica è così. Un'altra cosa di cui volevo parlare è dall'argomento che impazza in questi giorni, visto che oggi siamo al 3 di febbraio, è l'argomento della Brexit, che alcune persone mi hanno richiamato la mente perché sanno benissimo che io sono particolarmente legato al Regno Unito. E quindi il discorso della Brexit è questo, che guarda caso ho ritrovato il mio bandierone proprio in qualche giorno fa, rovistando negli scaffali e scatoloni vari. Quindi la mia risposta alla Brexit la vedete là dietro, ok? Ecco, questa è la mia risposta alla Brexit. Fanno bene. Ora, io dico che avrebbero potuto farlo meglio, nel senso che i miei amici su in Inghilterra mi dicono che hanno un po' la sensazione di essere in mano al peggior governo che ci sia mai stato nella storia britannica. E non è proprio il massimo della vita, detto da loro, detto da loro. Si sarebbe potuto fare meglio questa cosa, ma si sarebbe potuto fare meglio tutto, anche sta cacchio di Europa Unita. Ormai non è, cioè non è il sogno che avevamo noi dell'Europa Unita, è un'Europa delle banche, è un'Europa dei soldi, è un'Europa, cioè non è possibile avere una moneta unica e in Italia vale tot, in Germania tot, in Spagna tot. Non esiste questa cosa. È stato fatto di fretta, è stato fatto male. Ed è stato fatto dalle banche. È triste dirlo, ma siamo sempre nelle mani di chi i soldi ce li ha. Loro ne avranno sempre di più e noi ne avremo sempre di meno. E loro regaleranno a noi il sogno di poter raggiungerli e quindi alzeranno sempre l'asticella e noi come dei boccaloni a cercare l'Europa Unita, a cercare il mercato unito, a cercare di qua, a cercare di là. E poi alla fine siamo qua in Italia con le nostre aziende che vanno alla malora e andiamo tutti a comprare in Germania. Non che io sia fuori da questa cosa, però quando i soldi non ci stanno, vai a comprare dove ti conviene comprare, dove ti è possibile comprare. Piuttosto che non avere niente, cerco il prezzo più basso. Ok? Quindi ragazzi miei, diamoci una sveglia con sta cacchio di Europa. Non è l'Europa che volevamo, non è l'Europa che sognavamo noi e i nostri padri. Non segue quei principi, quei valori. Siamo messi male, ok? Quindi non so fino a che punto dare addosso al Regno Unito per questa loro
Rabbia. Ormai purtroppo la rabbia si sta diffondendo in molti paesi. Vediamoci anche Mister Soros o altri di quelli lì che si vantano pure di averci mandato in crisi, di averci fregato non so quanti miliardi. Gli taglierei l'uccello molto volentieri e poi glielo faccio ingoiare. Ecco. Allora, altro argomento, quindi quel bandierone di là non si muove. Io ho nel cuore il Regno Unito, ho nel cuore Londra, Dover, Leeds, come si chiama, Guildford, e tante altre città che ho visitato, ma soprattutto io sono stato centrato a Londra perché per ragioni di musica, cioè là passa tutto. Londra è un po' la New York dell'Europa, New York, Los Angeles, quei paesi lì, cioè c'è un via vai di arte e di pensiero che non ci si riesce neanche ad immaginare qua in Italia, bisogna proprio andare a picchiarci il naso. Ma non dico solo Londra, ci sono tante altre città belle, io parlo proprio a livello di Regno Unito, visto che la Brexit riguarda loro. Io dico che l'Italia farebbe bene a alzare un po' la voce, però con i politici che ci troviamo, tutti dal primo all'ultimo, quindi non sono di nessuna parte proprio, scordatevelo. Forse magari la vedo un po' difficile, però si sa mai. Stacco pubblicitario. Dal mio disco Long Trip Nowhere. Quindi, uscendo dal discorso British, quindi se c'è qualche inglese che sta guardando questo video, visto che ci sono persone, molte persone all'estero che mi seguono per quanto riguarda la musica, anche perché se avessi aspettato l'Italia con la mia musica avrei fatto bene a cambiare mestiere. Anche questa è una triste novità, è una triste, scusate, una triste realtà, purtroppo, non è per dare addosso all'Italia, ma è così. Quindi voglio dire un attimino in inglese, I just want to say to you all, tell of you, British people, I have you all in my heart, I spent a lot of time there with you, and a lot of times I had fun with you. I had services, I had companionship, I had jobs, I had music, a lot of music, a lot of inspiration, a lot of friendship there. So I am with you. This is not the problem. About European Union. I don't care about European Union. I say that I love you instead. So you can say that is my flag and your flag up there. Okay, thank you so much. Bene, chiuso il discorso British. Allora,
Il 14 di febbraio uscirà un altro dei miei dischi. Adesso, forse l'ho detto nei video precedenti, ho iniziato una serie di 5 dischi tematici, di cover rifatte e riarrangiate al pianoforte, ma tematici. Il primo riguarda la musica rock anni 70, troverete Kashmir, Stairway to Heaven, Soldier of Fortune, trovate Riding on the Storm dei Doors, trovate mica Satisfaction, Sunshine of Your Love. This one. E via discorrendo, non sono molte le canzoni per essere un'ora e venti di musica, perché su alcune canzoni mi sono veramente perso via abbastanza di mio, ecco. E quindi mi piace creare delle sinfonie attorno al concetto di una canzone, mi piace girare attorno al concetto di una canzone. Lo sa il buon vecchio Vigilius, con il quale abbiamo condiviso parecchie ore di improvvisazione libera e pazzie strumentali di ogni genere, ecco, perché il bello di certa gente è proprio quella che tu vai per suonare di parco, dopodiché salta fuori Miles Davis, salta fuori i Doors, salta fuori che ne so, ti ricordi quella là di Frank Zappa? E così nelle varie citazioni dei lunghi discorrendo di Child in Time, di Space Tracking e altri soli, salta dentro un po' di ogni e le risate si allargano. E questi sono i soliti argomenti di cui i musicisti parlano fino a notte fonda e gli altri trovano assolutamente noiosi. Ma è così, siamo una razza strana, direi che va bene, ok? È anche la passione che muove tutto questo, e finché c'è passione va tutto bene. L'ultimo argomento di cui volevo parlare oggi è di questo stramaledetto coronavirus, che non è niente di nuovo, perché ci sono benissimo altri virus in giro, respiratori, parainfluenzali, che fanno ben più vittime e sono ben più pericolosi. Io non voglio mettermi a fare il medico, il dottore o quel cacchio che è. Non ho neanche la preparazione e sinceramente neanche la documentazione. Quello che vi voglio dire è: ma voi guardate ancora la televisione? Ma non riuscite a capire che vi bombardano di terrore? Cioè, non è che bisogna prendere la cosa alla leggera, chiaro, ok, sicurezza, così, ma non avete ancora capito che quella roba lì vi manovra, ci manovra, tenta di manovrare il mondo intero e in base al terrore, la paura, l'odio, le differenze, tutte queste cose? Cioè, ma siamo impazziti, ma ragazzi, ma dai, cioè, se veramente siamo una razza umana, impariamo ad essere umani. Cioè, nelle vene il sangue di tutti è dello stesso colore, cioè qualsiasi parte della terra, ok? Se voi vi documentate su quanti morti fa all'anno la semplicissima influenza stagionale, con tanti complimenti agli antivax, ai novax, quelle cose lì, io non è che sono favorevole ai vaccini. Dico semplicemente che nel corpo bisogna preferisco inserire meno medicine possibili. Però per parecchi anni sono stato debilitato, e anche adesso non è che la mia salute sia al top, debilitato fisicamente, e credo che se non avessi avuto il vaccino, non dico che ci avrei lasciato le penne, ma ecco. E siccome la morte in faccia l'ho già vista due volte e non è molto simpatica, vorrei semplicemente dire alla gente di mettersi l'anima in pace, di assumere i comportamenti di sicurezza che il ministero ci viene a dire, ma staccatevi da quelle cacchio di televisioni, di questa televisione informazione del terrore, informazione, ma parlano solo di disgrazie, vi rovinano la vita, già è una vita di merda, già è tutto difficile,
Cioè, poi continuiamo a farci bombardare a questa maniera, ragazzi, non ne veniamo più fuori da questo mondo, eh. Finiremo per odiarci l'un l'altro, perché quello è cinese, perché l'altro è bengalese, perché l'altro viene su a rubarci il lavoro, perché quell'altro, cioè, a questa gente abbiamo fatto vedere il nostro paradisiaco mondo occidentale. Loro che là si trovano, magari non sono in guerra, però si trovano a vivere in una capanna o comunque in una situazione magari di relativo benessere, ma con uno stato, una tradizione, vuoi per motivi religiosi, vuoi per motivi politici, che li ammazzerebbe per delle cose che noi riteniamo neanche di rilevanza legale, vuoi che non vengano qua da noi? Ormai il mondo è globalizzato, ma nel vero senso della parola, cioè ci sono migliaia di voli, collegamenti con le navi, camion, auto che se ne vanno da una nazione all'altra tutti i santi giorni, giorno e notte. Cioè salta fuori un virus in Cina, è chiaro che ce lo ribecchiamo dalle altre parti, però ragazzi, cioè, innanzitutto le persone che sono morte avevano, non tutte, per l'amor del cielo, non tutte, in un'età abbastanza avanzata, loro dicono dopo i 65 anni, va bene, tiriamo giù anche qualcosa, ma soprattutto avevano già qualche problematica. Cioè il coronavirus, si è trattato come si deve, nel giro di un paio di settimane ne vieni fuori, c'è gente guarita tranquillamente, non è che si parla solo di morti e di infettati, eh. Se vi dicono che ci sono 100 morti, vuol dire che ce ne sono almeno, non dico 10 in più, ma almeno più del doppio, che ne sono venuti fuori tranquilli, ok? Poi non sottovalutiamo le cose, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Cioè bisognerebbe anche piantarla di avere lavoro senza norme di sicurezza, sovrappopolazione, che ci sia anche la sovrappopolazione, ma sono i livelli di igiene che fanno schifo. Siamo in crisi perenne, non ci sono i soldi, ma dai, basterebbe investire, secondo me, non voglio fare il politico, ma basterebbe investire nelle popolazioni povere, cioè andare a portare là il nostro benessere, il nostro grado di pulizia, il nostro grado di igiene, il nostro grado di produzione, il nostro grado di civiltà, se vogliamo così chiamarla, ma soprattutto su queste cose basiche. Poi allora, se non lo facciamo e pensiamo soltanto che io a casa mia sto bene, allora poi salta fuori un virus chissà dove, c'è ancora in giro l'Ebola, c'è ancora in giro dei rimasugli di SARS e altre cose, non è che ne siamo venuti fuori. L'influenza stagionale, come vi ho detto, documentatevi, ne taglia fuori una caterba ogni anno, cioè, anzi, tra l'altro, se vi documentate su quanti incidenti stradali mortali accadono ogni giorno, cioè quindi mortali vuol dire gente che ci lascia le penne perché erano al cellulare, perché non avevano allacciato le cinture, o perché stavano guardando, stavano facendo i cavoli loro in giro stanchi, o comunque per motivi dei più disparati, ma principalmente sono quelli, sono più morti per quello, per la strada, che neanche quelli che ha ucciso per adesso il coronavirus. Quindi cosa facciamo? Mettiamo in quarantena le macchine? Mettiamo in quarantena le strade? Odiamo le strade, basta, strade, andate a stramutire a casa vostra. Ok, boh. Quindi io dico, livello di attenzione alto, come giusto che sia, ma non facciamoci prendere, cioè, ho visto delle scene veramente da fa schifo, cioè di razzismo, di, mamma mia, lasciamo perdere. Ok, finisco qua la predica, dai, se no qualcuno mi dice che salgo anche sul pulpito.
L'ultima cosa di cui volevo parlarvi è che, appunto, come vi accennavo prima, esce il 14 febbraio, esce il primo disco di questa serie. Ho già in lavorazione il secondo, che sarà il primo dei due volumi della musica anni 80, disco music, dance music, chiamatela come volete, quella, ci siamo capiti, ok? Per dire una cosa del genere. Queste cose qua. Quindi vi invito a prenotare, ascoltare il mio ultimo disco che è appena uscito il 31 di agosto. Sto cominciando a dare i numeri con le date, veramente. La vecchiaia si fa sentire. Quindi il 31 di agosto, di gennaio, il 31 di gennaio. È uscito il mio secondo volume di musica a pianoforte originale, Smooth Sensation, che potete trovare nei migliori store, ovunque, tipo Amazon, ma anche su Spotify. Fatevi la playlist e se cercate trovate Marco Brena Piano Music come playlist. Quindi man mano che questi dischi usciranno, li aggiungerò a questa playlist che è pubblica, quindi dovreste riuscire a trovarla, e quindi li avete tutti elencati in questo modo. Io vi ringrazio come sempre per seguirmi, perché mi seguite, perché mi lasciate anche ogni tanto il feedback, anche se mi piacerebbe sentirvi di più, però in effetti sono d'accordo con un mio amico che sostiene che spesso su certi social non si riesce ad avere un feedback vero e proprio dalla gente. Invece noi musicisti piace ascoltare le opinioni. Allora, noi musicisti, non tutti, veramente. Ai musicisti come me piace ascoltare le opinioni della gente, ma non per farsi incensare, mi piacciono anche le opinioni contrarie, oppure che mi fanno qualche critica, dicono, per dire, che ne so, quella canzone era fantastica, ma quest'altra mi faceva venire da piangere, l'ho staccata dopo 30 secondi. Ok, perché ti faceva venire da piangere? C'era proprio un'atmosfera così, era il suono del pianoforte, era proprio un andamento triste. A me piace scoprire nuove cose. E il bello della musica è proprio che ciascuno la sente a modo suo. È una cosa fantastica. Quindi il disco che dovrebbe apparire adesso qui sopra, ecco, esatto, qui stavo guardando la posizione del monitor, questo uscirà il 14 di febbraio, quindi poi a marzo ci sarà quello, il primo volume degli anni 80. Nel frattempo potete cercarmi, potete seguirmi su Facebook, potete seguirmi su YouTube chiaramente, potete seguirmi su Instagram, su Telegram, su Twitter, c'è per ogni gusto proprio, dipende solo dalla vostra voglia, ok, di cercarmi e cercare la mia musica.
che spero sempre accompagni la vostra vita. Detto questo, io volevo dire un'altra cosa, ma adesso non mi ricordo più. Fa niente, non c'è problema. Vi lascio con un'interpretazione, diciamo, un po' pirotecnica di una canzone anni 70 che ho nominato prima, che a tutti quanti è rimasta tanto nel cuore per il suo andamento schiacciante, la sua costruzione di ritmi sovrapposti, il fatto che sia legata a tanti ricordi, a tante cose accadute, a tante session improvvisate, alcoliche e quant'altro possa saltar fuori, perché è una canzone del genere che nella versione da studio di chi l'ha composta dura 7 minuti e qualcosa, forse circa 8, e poi quando te la fai tu in sala prove vai abbondantemente sul quarto d'ora. Mi sembra di essere tornati a Main Recruit da 32 minuti e qualcosa della Fin Denmark, che è roba da pazzi. Vabbè, comunque, sempre relativamente alla mia musica, quindi come dicevo prima, mi farebbe piacere sentire le vostre opinioni, andate a cercare e scrivetemi. Per il resto, sì, sto preparando degli spettacoli, cioè ormai li ho già pronti, e in effetti questi spettacoli dovrei riuscire a presentarne, altri li ho già fatti in realtà, ma dovrei riuscire a presentarne un nuovo, che è una via di mezzo tra la lezione concerto e il cabaret, e parla della storia semiseria della musica. Se andate sul mio sito marcobrena.com trovate qualche indicazione, solo qualche indicazione, perché poi è tutto da vedere. Io parlerò di varie cose, parlerò dei problemi di Elisa, questa donna che veniva amata da Beethoven, parlerò della moglie di Mozart e le sue costanti diatribe con Salieri, se non mi ricordo male, ecco. E poi parlerò anche di questo famoso Paggio di Bach, che è stato scoperto essere colui che effettivamente accordava gli strumenti di Bach. Cioè, noi sappiamo che Bach è passato alla storia sì per la grande produzione musicale, che non è da meravigliarsi, perché lui quello faceva, di quello campava, perché aveva le commissioni di scrivere un nuovo brano per coro ogni settimana, e alle occasioni, ricorrenze religiose del calendario cristiano, ne aveva ben molte di più, e in cambio di questo il principe o vescovo o altro potente che fosse lo manteneva, perché purtroppo abbiamo tutti il brutto vizio di dover mangiare. E quindi è passato alla storia per questa cosa del clavicembalo ben temperato, che vuol dire con l'accordatura a scarti uguali. Adesso non mi addentro nei dettagli, ma con equidistanza, invece prima non era così, cioè il bemolle non era uguale al diesis. E quindi è saltato fuori, scoperto che era questo paggio ad accordare gli strumenti di Bach. E questo paggio era molto particolare, perché non era un paggio di tradizione di famiglia, abitava nelle zone vicine alla foresta, un po' proprio fuori dalla città e così, e quindi non si capiva bene come avesse fatto a raggiungere una posizione del genere. E quindi veniva definito il semiselvaggio paggio di Bach. E questo paggio aveva altre particolarità oltre a quelle musicali, aveva una grande dote culinaria, e quindi preparava dei manicaretti fantastici, ma soprattutto latticini ai quali univa con molta fantasia dei prodotti della terra, dei prodotti degli orti, delle produzioni locali.
E per questo era diventato famoso per il formaggio con l'ortaggio del semiselvaggio paggio di Bach. E quindi se ne parlava in poi tutta la regione di questa produzione, di questi manicaretti, di queste prelibatezze. In effetti era strano anche il fatto che questo paggio avesse un alloggio tutto per sé. Cosa strana, perché avevano sì magari una camera loro, ma poi erano nelle dipendenze loro, quindi nelle cucine, nelle parti comuni dove appunto i servitori lavoravano. E per degustare questi suoi preparati veniva utilizzato un accessorio un po' particolare con delle decorazioni veramente carine, e che è passato alla storia come l'aggeggio per l'assaggio del formaggio con l'ortaggio nell'alloggio del semiselvaggio paggio di Bach. E via via questa storia si amplia fino ad avere una reazione molto indiavolata da parte di Bach e tutto quanto. Volete sentire il resto della storia? Venite al mio spettacolo, adesso non sono più neanche capace di parlare. Venite al mio spettacolo, la storia semiseria della musica. Ora vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata, vi auguro ogni bene e vi lascio con questa canzone che tanto conoscete tutti.